Per la seconda puntata di Verso la Corsa, il nostro appuntamento dedicato ai pronostici, parleremo dell'Amstel Gold Race di domenica prossima. Un rapido giro di discussione libera su chi secondo Luca e secondo Albino. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Potrebbero essere i favoriti della corsa. Secondo me sarà, come da quando c'è il nuovo percorso, un andamento della corsa che premierà gli attaccanti, e ho scelto come mio personale favorito uno di quelli che ha attaccato più spesso, seppur nelle poche occasioni in cui si è visto su strada, cioè Van der Poel. È campione olandese, avrà motivazioni particolari per questa corsa. Planimetricamente è un tipo di corsa che si adatta molto alle sue caratteristiche, perché sono curve, 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 curve su curve, e lui, essendo uno dei migliori al mondo a maneggiare il mezzo bicicletta, saprà risparmiare le energie che gli serveranno nel finale, e arriva anche con una preparazione calibrata su questa corsa, visto che ha fatto il circuit della Sarthe e la freccia del Brabant. Come start list abbiamo veramente una start list di livello altissimo, una delle migliori in assoluto viste quest'anno, e penso che vedremo quest'anno, perché appunto abbiamo Van der Poel, che vabbè, intanto è il nostro, dico il nostro perché è così, è il nostro corridore preferito, però vabbè, è un corridore ad altissimo livello. Ma abbiamo Sagan, tra l'altro una Bora che schiera sia Sagan sia questo Schachmann, che ha dominato tre tappe ai Paesi Baschi, e poi abbiamo ci sarebbe la dimensione data con tutto il podio dell'anno scorso, Valgren, Gasparotto, Kreuziger, ma quest'anno non stanno andando granché. Abbiamo Valverde al via, abbiamo Bettiol che torna dopo il Giro delle Fiandre, Van Avermaet, Alaphilippe, Nesen, abbiamo una stana con Jon Izagirre e Jacopo Fuglsang che hanno dominato i Paesi Baschi, abbiamo una Lotto che ha Velles, speravo avesse anche il buon Lambrecht ma non lo vedo in start list, ci sarà Van Aert, ci sarà Matthews, ci sarà Kwiatkowski che qui ha già vinto, quindi parliamo veramente di una start list di livello strepitoso. Ci sarà Pogacar, il giovanissimo sloveno che sta incantando, io lo seguo da 3 anni, quindi so qual è la sua levatura, però chi non lo seguiva da giovane è sicuramente rimasto incantato da questi primi mesi di Pogacar tra i professionisti, anche se l'Amstel Gold Race delle tre classiche delle Ardenne forse è quella che un po' meno si adatta a lui. C'è da dire che lui è molto bravo a guidare la bici, è uno che comunque sa attaccare da media distanza, per cui potremmo trovarlo davanti nei finali di corsa, anche perché comunque la UE è una formazione sì con tante punte, ma sono tante mezze punte, Costa, Henao, Ulissi, non si corre tutti per uno con questi qua. E abbiamo anche, tra le altre professional, abbiamo una Wonti che comunque è una formazione interessante, con Guillaume Martin, con uno come Pasqualon che l'anno scorso ha fatto bene la freccia del Brabante, e forse per lui l'Amstel Gold Race è un pelo troppo dura, però chissà. Abbiamo la Vital Concept, anche qui abbiamo Patrick Muller che ha vinto la Volta Limburg, abbiamo Cocard che sta andando abbastanza bene, potrebbe fare risultato anche qui, abbiamo Arthur Michaud che comunque è un sottovalutare, dunque una start list di livello strepitoso. Vogliamo il nome secco? Il nome, ma guarda, io non so veramente decidere, perché io vedo almeno 5 corridori che veramente mi piacciono tanto, e uno è il nostro Van der Poel, un altro è Alaphilippe, un altro è Bettiol che comunque non penso che avrà smarrito la gamba da una settimana all'altra, poi mi piace molto, vabbè, al solito Valverde, mi piace tanto anche Schachmann. Ecco, vedendo comunque che Schachmann corre in una squadra dove c'è uno come Peter Sagan che può fare un po' da specchietto per le allodole, permettendo a Schachmann di avere un po' più di libertà, io mi sparo un Schachmann, anche perché sono un po' scaramantico, quindi Van der Poel non l'avrei detto comunque, vado con Schachmann. Ora, Schachmann pensavo di giocarmelo anch'io in abbinata a un outsider come potrebbe essere
come potrebbe essere Matthews, anche se lo metto outsider, ma in realtà su un arrivo di questo tipo potrebbe in realtà spuntarla non da outsider ma da favorito. Poi dipende anche dallo sviluppo della gara, dato che quest'anno sono state apportate delle modifiche al tracciato per renderlo apposta più avvincente. Quindi può darsi che la gara si faccia un po' più dura dal punto di vista tecnico, tattico, più complessa da interpretare su un percorso soprattutto nuovo. E in questi casi, uno che probabilmente si è, tra milioni di virgolette, svegliato, ma parola grossa, come abbiamo visto nelle ultime gare, potrebbe essere il caro buon Valverde, che non me lo tolgo. Poi io nel mio cuore porto Sonny Colbrelli, ma insomma, qui si va nell'ambito del tifo più che del pronostico, ecco, questa è l'idea che mi sono fatto io. Poi anch'io Tra spererei. l'altro, Scusa? vai, Ma no, 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 vai, vai. anch'io No, dicevo, tra spererei. l'altro, Scusa, vai, prego. vai tu, vai tu, vai tu. No, dico che anch'io spererei che sia qualcuno. Adesso non vorrei esagerare, ma il buon Gasparotto mi piacerebbe vederlo a mani alzate. Poi chi lo sa. No, tra l'altro dicevo anche la baremma rete di Colbrelli a più punti perché c'è Colbrelli per una volata, c'è Teuns anche lì o una volata o un attacco nel finale, c'è Moritz che farà i suoi soliti scatti un po' senza senso, la Mitchelton col trio Trentini, Impey, Albasini che qui già è arrivato secondo, diciamo non è una squadra in prima fila però non va sottovalutata e poi ci stavamo dimenticando di un certo Philippe Gilbert che ha vinto la Parigi-Roubaix e questa qui è la sua gara perché ha vinto l'Amstel Gold Race in ogni sua conformazione, l'ha vinta con arrivo sul Cauber, l'ha vinta con arrivo giù dal Cauber, ha vinto un Amstel Gold Race travestito da campionato del mondo e ha vinto anche la nuova Amstel Gold Race, dunque lui è l'uomo di questa gara, l'ha vinta 4 volte, ha nel mirino Jan Raas. E anche qui sta in una squadra, la Quick Step, che nelle corse di un giorno ci sa fare, ha un compagno come Alaphilippe che gli eleverà anche un po' di pressione, un po' di attenzione di dosso, per cui non va sottovalutato ovviamente questo Philippe Gilbert. A me piacerebbe che vincesse Valverde, però questa è storicamente la classica delle Ardenne con cui ha meno feeling in assoluto, c'è sempre andato vicino, ma non è mai riuscito a vincerlo. Secondo me, come accennavo prima, per Van der Poel risiede molta della sua difficoltà a sposarsi alla perfezione con questa corsa proprio nella conformazione planimetrica. Forse si trova male con tutte queste curve e controcurve, anche perché sulla carta sarebbe davvero la classica perfetta per le sue caratteristiche. Però Valverde ci ha fatto vedere che anche in una corsa che lì si presentava come indigesta, come il Giro delle Fiandre, ha fatto ottavo, quindi a dare Valverde per morto, come dare Gilbert per morto, si sbaglia sempre. Ma Dunbar invece? La Sky io non la considero un fattore in questo tipo di corse, tranne che vabbè, Kwiatkowski, vabbè, forte. Uno sarebbe Kwiatkowski, cioè il capitano, di solito è il primo. Sì, c'è da dire che Dunbar è un corridore comunque da classiche di un giorno, Per non quello, cioè. divertissimo da Kwiatkowski, però è uno da classiche di un giorno forse un pelo più duro. Io me lo ricordo Dunbar 2 anni fa. Spianare il Ca del Poggio, che chi la conosce lo sa, è una salita con pendenze astronomiche. Le salite un po' più dolci dell'Amstel forse sono più adatte ad altri corridori, come magari anche Van Baarle, che tra l'altro è migliorato un po' in salita quest'anno. Non vedrei male neanche Puls della Sky. Ecco, Dunbar lo vedrei meglio piuttosto alla Freccia Vallone. Invece un nome giovane che non abbiamo fatto e che qui va fatto anche perché arriva da 2 top 5 di tappa ai Paesi Baschi è Mark Hirschi. Vabbè che Mark Hirschi potrebbe essere adatto quasi a qualsiasi classica, nonostante la struttura fisica da più da scalatore che non da classicomane, però in realtà lui è un classicomane. Sta andando fortissimo, è un corridore veloce, è un corridore che sa attaccare, come abbiamo visto l'anno scorso, sia i campionati europei che i campionati del mondo Under 23. Anche qui ha in squadra uno come Matthews, che comunque non è uno per cui correranno tutti per lui, anzi, è uno che correrà sulle ruote aspettando la volata e magari usando i compagni per
Pesando i compagni in marcatura su altri attaccanti, dunque Hirschi potrebbe far bene. Tra l'altro, oltre a Matthews, l'altra punta della Sunweb in questa gara, un altro corridore che mi piace parecchio, come Søren Krag Andersen. Dunque, io vedo francamente una corsa che si prospetta di altissimo livello, con tantissimi protagonisti di rango, e spero che ci divertiremo molto. Cade a Pasqua. E sappiamo tutti che è un po' un problema perché prima dei io non riuscirò a iniziare a guardarla prima degli ultimi 50 km, però vabbè, cioè, meglio l'Amstel a Pasqua che la Roubaix, ecco, ma veramente quest'anno vale davvero la pena seguire l'Amstel Gold Race perché il livello è davvero, davvero notevole. Sì, c'è anche Bardet, tra l'altro, noto adesso. Bardet, Nesen, Collège des Herts, Cosnefroid che oggi ha vinto la Paris Camembert, quindi ci sono almeno 7-8 grandi favoriti e almeno 50 corridori di assoluta qualità che potrebbero arrivare a fare delle grandi prestazioni. Poi ovvio non tutti e 50 faranno bene, perché davanti arriveranno in 10, non in 50, però ci sono davvero tanti tanti corridori di livello qua. Ci sono nomi per tutti i tipi di corsa possibili, ci sono nomi per corsa che si accende da lontano, per corsa bloccata, nomi da classiche del nord, nomi da classiche delle Ardenne, scalatori, cioè veramente una delle poche occasioni, oltre la Strade Bianche che mio malgrado devo dire che raggruppa una composizione eterogenea di partenti e raggruppa tutte le tipologie di corridori che ci sono al momento. L'Amstel Gold Race invece rispetto alla Strade Bianche a 80 km in più è a mio parere una classica molto più degna, oltre per la storia, ma soprattutto per il chilometraggio. Prima di dare la parola ad Alberto, questo secondo me ci fa tornare al discorso che facevamo nella puntata del podcast che facevo io sulle classiche, e anche Alberto poi, sulle classiche monumento, cioè una gara così di 260 km con al via il Gotha del ciclismo attuale, ma mi volete dire che vale meno di una Sanremo, di una Liegi? No, cioè chi vincerà quest'Amstel vince una gara che gli impreziosirà tantissimo la stagione. Concordo su tutta la linea riguardo questo argomento, perché tra il tipo di percorso e gli avversari si misurano le vittorie, che come dicevo hanno allo stesso tempo sia una dimensione assoluta che una dimensione relativa. Io penso che la possibilità di vedere un livellamento verso l'alto di un gruppo così variegato, tra l'altro, perché molte squadre hanno due punte, se non addirittura due punte più un outsider, per potersi giocare due arrivi, tre tipi di arrivi differenti. Quindi concordo con te e penso che sarà una gran bella gara da seguire, perlomeno quando avremo posato la nostra fetta di colomba, e sarà davvero da ridere.